amo anche i classici addominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati. Allora, scendiamo giù, ok? Portiamo le spalle dietro la testa, non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro, dietro la nuca, e sollevi le spalle, ok? Proprio spalle su. Un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Solleva per i bassi addominali. Allora, quando state lavorando in questa posizione, provate di immaginare un canovaccio, proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok, rotolando, e questo ti passa a salire. Oh, c'è il sole di fuerte che ce l'ho negli occhi, ma meravigliosa. Pensa che è novembre, e so così a Fuerteventura a novembre, meraviglioso. Un sole che spacca le pietre, veramente meraviglioso. Continuiamo, facciamo 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate, 8, 7, provate di staccare ogni volta proprio le scapole da terra, e le spalle almeno, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Passiamo al prossimo esercizio. Questa è una palancia un po' diversa, che ci solleviamo, ok? E tratteniamo la posizione. Semplicemente tratteniamo la posizione, ok? Addominali tesi, ci aiuta anche con la schiena, con la parte posteriore della gamba. Tratteniamo la posizione. Chiedo a mio marito di aiutarmi a capire quanti secondi abbiamo. Mi dà ancora 40 secondi, per favore. Trattiene addominali, perché non posso guardare il mio orologio in questa posizione. Spalle indietro, addominali tesi. Trattenete tutto, perché esercizi in isometria sono meravigliosi. Alleno un po' tutto, tutto il sistema. Continuate. Continuate. Marito, quanti? Quanti? Ah, mancano 15 secondi, mi dice. Ok, dietro le telecamere si sta allenando anche lui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Passiamo al prossimo esercizio. Mettete le mani sotto le natiche, ok? Tenete sollevate le spalle e flettete le gambe, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, recupero, 3, 2, 1, ricominciamo, scendiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, e tiriti su, recupero, 3, 2, 1, continuiamo, scendiamo giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, e su. Fantastici ragazzi, ci siamo quasi. 3, 2, 1, ricominciamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e le spalle, vado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi, facciamo 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2, e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2, andiamo in singolo, fianchi, spalle, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, ancora, torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, spalle, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, fianchi, 4, 3, 2, 4, spalle, 4, 3, 2, 2 fianchi, 2, 1, spalle, 2, fianchi, 2, and singoli, fianchi, 1, fianchi, spalle, 2, fianchi, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Altra variazione sulle planche, adesso facciamo con le braccia tese, ok? Braccia tese, di nuovo un minuto. A questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'addome con tutte voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba, ok? 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il ginocchio fino al petto, addominali tesi, sorridete perché state facendo un bel lavoro, trattieni la posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai vai vai, 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattieni l'addome, tieni la posizione, ok, appoggia e passiamo al prossimo esercizio, eccellente. Questo esercizio è plancia laterale, di nuovo lo terremo proprio per il minuto, ok, ci sono diversi modi che io posso tenere le gambe per questa plancia, questo è abbastanza avanzato, questo è ancora più avanzato, questo magari è poco più facile e divaricare le gambe è ancora più semplice, proprio per far sì che diventa, diciamo, magari in questo senso distribuisco al meglio il peso tra le gambe e il punto vita, ok? Siamo a 28 secondi, 30 secondi, ok? Continuate di sollevare proprio l'anca, su, ok? Tira verso su, continui, ok? Ci siamo quasi. Dai, tirate su, tirate su. Minuto in, diciamo, complessivamente un minuto, poi ci possiamo cambiare all'altro lato, ok? Però ricordate, a 20 o 30 o 30 o 40 secondi potete tranquillamente cambiare la posizione quando vi sentite troppo stanche. Passiamo dall'altro lato. Andiamo di fare un minuto di plancia dall'altra parte, di nuovo scegliete la vostra posizione, diciamo che preferite, un minuto da adesso, sollevando da sotto, provate di immaginare che state proprio stringendo, ok, le vostre addominali, tirali dentro, sollevo dalla parte sotto, braccia fanno andare su, se volevamo diventare veramente difficile possiamo anche alzare la gamba, dipende da te, ok, perché ci sono diversi fattori che possono rendere una plancia più o meno difficile, alzando le braccia, alzando la gamba, ok, il tempo, ok, 20, 30, 40, minuto di tempo, ok, ci siamo ancora 25 secondi, continuiamo, tiri su questo addome, questa è la plancia laterale classico, uno degli esercizi migliori proprio per il punto vita per quanto mi riguarda, continuate 15 secondi, poi cambiamo di nuovo l'esercizio, plancia su plancia, plancia su plancia, eccellente per il nostro punto vita. Ultima 5 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio. Brava. Ecco, andiamo al prossimo esercizio insieme.